L'entrata nel porto di Dar es Salaam è bellissima, proprio bella bella, e anche altri, anche certi porti nell'Africa occidentale, le entrate, questi fiumi proprio da Tarzan, da telefilm, natura bellissima, speriamo che si mantenga ancora altri 1000 anni così, anche di più. Siamo sull'isola di San Pietro, dove c'è il paese di Carlo Forte. Questa isola è rimasta disabitata per millenni. E, andando in quella direzione si arriva in nottata nelle coste nordafricane, di là si arriva in Spagna, più o meno là dovrebbe esserci Gibilterra. Sono capitano di lungo corso e attualmente a bordo alla nave dove ho lavorato, dove lavoro, faccio il primo ufficiale di coperta. I pescatori sono come i contadini, sono legati al loro luogo, non si allontanano tanto. Invece i naviganti girano tutto il mondo e quindi sono influenzati da tutte le culture. E qui io sono cresciuto in questo clima. Io ho lavorato, diciamo da quando ho iniziato, fondamentalmente su due tipi di navi. Navi cisterna per trasporto di gas liquefatti e navi traghetto di grandi dimensioni adibite al trasporto di container, quindi porta container. Sono cresciuto di fronte a questo mare. È normale che a Carlo Forte la prima cosa che si fa quando si mette il naso fuori di casa la mattina e guardare il cielo e dire che vento fa. Si vive, siamo qui 50 km quadri immersi in questo mare, siamo come un biscottino dentro la tazza del caffè latte. Io sono stato in tutta Europa sicuramente, poi in buona parte dell'Africa, sia lato Oceano Atlantico sia lato Canale di Suez per intenderci. E poi sono, andando verso Oriente, ho fatto parecchi anni in Golfo Persico, India, e poi sono andato anche una volta anche in Australia. Ho fatto un viaggio in Australia partendo dal Sudafrica. Ma mio nonno, padrone marittimo, il cui imbarco più lungo navigava ancora a vela, è stato 2 anni senza tornare a casa, ha trovato i figli grandi. Mi disse, tu quella vita non la fare, e io ho detto, non la faccio. Però insomma, sono diplomato al nautico, cioè i maschi carrofortini sono divisi tra macchinisti e capitani, io sono della famiglia dei macchinisti e insegno ancora una volta al nautico di Cagliari. Io fin da piccolo mi ricordo questo aneddoto, avevo una magliettina blu con un timone, avrò avuto 4-5 anni, andavo a comprarmi un gelato da una signora che è ancora viva, anche se è grande di età, e mi chiamava, buongiorno comandante, mi veniva a entrare con questa magliettina, quella potrebbe essere stata a livello di immaginario infantile, però mio padre faceva quel lavoro, mio zio, fratello di mio padre faceva quel lavoro, il fratello di mia madre faceva quel lavoro. Qua l'unica scuola superiore era il nautico, quindi che è diventata anche con gli anni una scelta pressoché obbligata.
sono anche poi convinto che non ce n'è tanti lavori meglio del nostro alla fine, perché sì che ci sacrifichiamo, però cioè, non è tutto oro quel che luccica. Se togliamo i calciatori e i cantanti famosi, cioè voglio dire, anche lavorare in banca, arrivano, tirano una fucilata in petto, e quelli che lavorava in banca, fu bancario. Ho fatto un anno il garzone in officina meccanica e poi mi sono iscritto in geologia. È una realtà che io non ho mai affrontato, quella delle navi da crociera, perché sono più una persona rattuta da lavoro, ecco, cioè no, il fatto di essere sempre impeccabili, pettinati, sbarbati, le merci non parano, non si lamentano, viaggiano e basta. Ho abbandonato gli studi e, anche perché avevo questa passione per la musica e ho preso lezioni di violino. Da diversi anni, così a livello locale, suono con gli amici, qualche volta suoniamo anche in pubblico, in qualche club o all'aperto anche. È musica di contaminazione, di miscuglio. Di miscuglio pari pari come la mia gente. Una etnie mischiate, culture mischiate, miscelate nella maniera più naturale possibile. Poi scrivendo le canzoni mi viene da raccontare le cose, comunque devo sostenere un rapporto diretto con la gente, per cui ecco il legame tra l'insegnamento e la musica può essere proprio questo, cioè quando tu insegni sei sempre su un palco e se non sei bravo a reggere il palco, tranquillo che i pischellini di 17 anni ti mollano alla grande come ti molla un pubblico che non è abbastanza coinvolto. Questo è il legame principale, io credo. E comunque è dura, perché io personalmente quando è nata mia figlia non c'ero, quindi l'ho vista dopo un paio di giorni. E le donne hanno un peso decisivo in una famiglia dove c'è un marito, perché ripeto, la mamma deve fare anche da padre, prende decisioni sui figli, quindi. Però io ci ero abituato perché l'ha fatto mia madre con mio padre, l'ha fatto mia zia, le mie zie con i miei zii, quindi non era una cosa nuova. Vedo il sale nelle ossa perché sono nato come un granchio aggrappato a quegli scogli della loro banchina appena sopra il mare, a quattro palmi sul mare, un metro sopra il mare, mare, mamma, mamma. Questo caldo è forte, prepotente e ricco, generoso e calmo, spietato e ricco.